Si nasce ma si diventa. Siamo qui nel backstage con Cristina T e sicuramente un aiuto ce lo danno anche loro. Andiamo subito a chiedere quindi da dove nasce la tua ispirazione per queste collezioni autunno-inverno 2015-2016. Beh, sicuramente nasce dal sogno, che è un po' il motore. Da quando sei bambino sognare ti porta lontano, ma anche da quando sei adulto sognare è un po' il motore per fare, per cambiare, per costruire. Quindi io sono partita proprio dal sogno, che è il mio sogno, quello di diventare grande e diventare un brand internazionale, e da lì ho lavorato immaginando tre donne, sono tre donne iconiche, tre donne alfa, che hanno veramente lasciato dei grandissimi segni nella vita. A queste donne ho abbinato dei capi di collezione. Importante il dettaglio nell'abito e l'accessorio? Beh, sai, il dettaglio per me è veramente è l'anima. Io ho iniziato con la lingerie, quindi lavori su dei piccoli pezzi, su pochi centimetri, e il dettaglio può fare la differenza. Quindi in qualche modo è sempre presente, più o meno visibile, ma in tutti i miei capi. Gli accessori a volte sì e a volte no. Ho una sorta di attrazione delle volte molto forte, come ho avuto quest'anno per questi stivali molto alti che ho voluto fin da subito in collezione, e altre volte invece non ne sento assolutamente la necessità e quindi sono veramente minimal. Sappiamo che vedremo tanto oro, ma altri colori, a cosa, quale gamme vedremo su questa passerella? Allora, la collezione di base è molto scura, molto nera, e poi sul nero spiccano dei colori molto forti, quindi il giallo, un rosa molto forte e una sorta di azzurro pervinca. Questo perché, di nuovo, pensando al sogno, pensando all'energia, sono un po' come i flash della vita che quando hai difficoltà ti portano a superare la difficoltà, e quindi su questo nero, su questa, diciamo, anche un po' malinconia da una parte, spicca l'energia pure, quindi il colore.